Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Lorenzo Richelmi, il talento del Calabrone, intanto benvenuto e bentrovato. Grazie mille per avermi. Allora, il talento del Calabrone di Giacomo Cimini, tu sei Steph, un DJ di Radio 105, sei un ragazzo, un DJ di successo, anche un po' arrogante, diciamo così, e parti con il tuo programma che si chiama Beat Time, la sera, con le telefonate degli ascoltatori, e poi che succede? E poi succede che in diretta, appunto, Steph è abituato a fare una trasmissione radio di intrattenimento, quindi molto leggera, in cui se la comanda lui, in diretta telefona un uomo che apparentemente vuole suicidarsi e vuole farlo in diretta, e sfrutta questo elemento un po' per mettere sotto scacco l'intera radio, dicendo appunto: io ho una bomba in macchina, se tu mi attacchi la conversazione faccio esplodere mezza Milano, quindi attento e ascolta bene quello che ho da dirti, perché altrimenti sarai responsabile di un disastro. E questa un po' è l'apertura del film, e lo scontro appunto, che poi è una sfida, no? Il film è, a tratti potrebbe essere un western, perché è molto giocato sui primi piani dei personaggi, no? Nonostante sia un thriller, noi siamo abituati al thriller, all'azione con tante location, tanti spazi. Qua invece il rapporto con lo spazio è molto stringente, quasi claustrofobico. Uno sta in macchina, l'altro sta in radio. Per entrambi, sì, certo, per entrambi lo spazio è chiuso. E quindi appunto si innesca questa sfida, che non si capisce bene dove voler andare, ma insomma tutto ha un senso, come poi il finale del film arriverà, o comunque si capisce nel film, e soprattutto ci sarà lo scontro un po' generazionale, no? Tra un uomo dell'altro mondo, un conservatore, un uomo dotto, erudito, un professore universitario, che chiama il ragazzetto molto contemporaneo, come li vediamo oggi, no? Uno che va molto forte sui social, che fa appunto l'arrogantello, un po' il superficiale. E insomma, il confronto tra un ipotetico padre e un ipotetico figlio, con sotto però appunto un trauma di entrambi che certo, che ovviamente non sveliamo, perché altrimenti togliamo tutto il bello, diciamo, di questo film. Certo. Tu non hai mai fatto il DJ o il conduttore radiofonico? No, assolutamente. Quindi i complimenti doppi te li possiamo fare. Beh, se funziona sì, grazie. Poi non no, so, sei credibilissimo, quindi ti volevo chiedere appunto: hai seguito qualcuno, sei andato in radio a vedere qualcuno, oppure ti sei inventato tu il personaggio di Steph perché sembri un DJ di Radio 105 o di qualunque altra radio, fatto e pronto per l'uso? Beh, diciamo. Questo è un bellissimo complimento, grazie. No, chiaramente io non ho mai fatto questo, quindi mi sono preparato. Come mi sono preparato? Mi sono comprato un microfono semiprofessionale che mi è arrivato a casa, e mi sono fatto la mia trasmissione radiofonica a casa. Ho pensato: non l'ho mai fatto, è una dimensione strana quella di stare dentro una stanza ovattata, perché poi non senti nulla, con le cuffie e facendo questi monologhi, perché poi sì, tu parli a un ipotetico pubblico ma non ce l'hai mai davanti. Sì, appunto, arrivano le chiamate, le telefonate dal pubblico, però il DJ radiofonico è proprio un mestiere ben preciso. Quindi mi sono messo per esercitarmi, per capire come io sarei potuto essere, no, o meno un DJ. Mi sono fatto la mia trasmissione a casa, partendo da lì. Quindi quando ho detto: beh, io questa forse è una trasmissione che sentirei, quando ovviamente mettevo la musica che piaceva a me, come dire, la scaletta la facevo io, Lorenzo, quando poi mi sentivo comodo in Lorenzo ho aggiunto Steph, e quindi ho detto: ok, questo è come lo farei io, da questa base cerchiamo di costruire un personaggio che è appunto probabilmente la stazione radiofonica di Lorenzo Richelmi. Non se l'ascolterebbero quattro persone, ma perché io ho dei gusti specifici, eccetera. Invece per fare quello pop, quello che funziona, quindi il programma di intrattenimento, ho cercato di capire quali sono le dinamiche di mercato o di show business, no? Per cui devi avere un tono, un certo tipo di ritmo, e ovviamente mi sono visto, fortunatamente adesso ci sono un sacco di radio che fanno lo streaming e quindi salvano, no? E mi sono visto ore e ore di dirette dei DJ che mi sembravano quelli più giusti, no? Quelli un po' più vicini a Steph, per capire come fare, ecco. C'è la visual radio ormai, quindi sì, che è un delirio, tra l'altro, cioè, mi dispiace per loro, perché secondo me la rovina un po', cioè la radio era talmente bella perché non vedevi, non vuoi vedere, cioè io non ho scoperto, ma come i doppiatori, no?
che fanno un lavoro per cui danno la voce, quando poi vedi in faccia i doppiatori già mi rovini qualcosa, no? Ma perché non voglio vederti in faccia, se sei la voce di Keanu Reeves, ma rimani Keanu Reeves, molto sicuramente meglio di come sarai, ma non, niente da dire, ma perché Keanu Reeves, chi lo conosce, è mio, è di Matrix, quindi non... Quindi insomma mi dispiace un po', però in realtà per me è stato utilissimo per la preparazione, ecco. No, è vero, il fascino della radio un po' viene meno. E comunque quello che hai fatto tu è quello che fanno i ragazzi che vogliono iniziare la radio, eh? La maggior parte di loro fa questo, si prende un microfono, si registra, si riascolta e quando comincia, certo, a piacersi magari prepara una demo e la manda e si propone. Ecco, tu pensi di farlo? Io mi piacerebbe da morire lavorare in radio, è una... Tu ce l'hai già pronto il demo, la demo, guarda, mandi questo film. Esatto, mando questo film e dico: guarda, potenzialmente ho questo programma per voi. No, è un mestiere bellissimo. Poi, appunto, da attore a volte provo molta invidia per chi riesce ad avere, appunto, a fare un lavoro comunque artistico, ma utilizzando meno mezzi. Ho sempre invidiato in qualche forma i ballerini. Che bello, voi potete comunicare senza parlare, che bellezza, state lì, non dovete mettervi lì in bocca parole che non sono le vostre o cercare di... No, vi muovo, così come la radio, al contrario, non hai il fisico, quindi è come dire, potenzialmente stai in ciabatte ma puoi essere l'uomo più sexy del mondo. Insomma, questo è, certo, molto affascinante. Pensaci, mondo. Lorenzo, perché tu la radio poi l'ascolti, no? Adesso mi dirai che la tua preferita è Radio 105. No, assolutamente, cioè, mi dispiace per Radio 105, io adesso vivo a Milano, prima stavo a Roma, per me c'è solo Radio Rock. Radio Rock, fantastico, quindi la senti la radio? Come ti no? Piace, cioè, l'ascolto? Mi piace molto andare in macchina, quindi insomma l'ascolto, ma anche quando passeggio. Poi hai visto in questo periodo di lockdown, già il primo lockdown ovviamente, parliamo di quello che è stato più tosto, no? Più definitivo, sì. La radio proprio ha avuto ascolti, è aumentata gli ascolti, anche perché poi si sono inventati un sacco di cose, quindi bene. Senti, il cinema ha usato spesso la radio, no? Basta citare, che ne so, film come Good Morning Vietnam, anche l'ultimo Lacci di Lucchetti, sì, che non, no? Che è ambientato, che cioè, ci sono insomma delle parti molto importanti del film ambientate in uno studio radiofonico, in questo caso la RAI. E quindi anche il talento del Calabrone ci porta dentro questo studio radiofonico. Cosa pensi di questo connubio tra cinema e radio? Secondo me sono molto più vicine cinema e radio di quanto lo è la televisione, in qualche forma, in qualche modo, perché, e difatti secondo me il fatto che la radio sia andata molto bene durante il lockdown è perché la televisione invece puntava sempre sul rimandarti le immagini devastanti della pandemia, la radio non potendolo fare non si accaniva su una sorta di informazione sanitaria, anche preventiva, anche giusta, ma invece puntava a riscaldarti. Appunto, la radio ha dei programmi ben precisi, è vero che anche la televisione, ma la radio forse può permettersi di essere più specifica, avendo appunto soltanto l'audio e non potendo usare tutte le distrazioni e gli escamotage che ha la televisione, la pubblicità, insomma cose diverse. Quindi secondo me il messaggio che anche un DJ radiofonico, ma un programma radiofonico può mandare è più netto di quello della televisione, ed è per questo che è più netto quasi quanto quello del cinema, che ovviamente secondo me deve essere appunto potenzialmente dritto, comunicare una cosa precisa senza dover per forza allargare. È chiaro che poi se ti vai a vedere un film Marvel non è che devi andare a cercare troppo il messaggio nascosto, e quanto anche loro ne hanno fatto un paio, esatto, non male. Però detto questo, sì, cioè la radio vive di un'atmosfera e di un allure che è molto più cinematografico che televisivo. Ecco. Ciao ragazzi, qui Lorenzo Richelmi e un saluto a Voci.fm. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.